depois de alguma chuva que me prenda de tarde em sua teia de veludo, que me fira com os olhos e me penetre em tudo. Olivia, vai di sopra, sali, per favore, Olivia. Queste tue litanie mi stanno rendendo ancora più di malumore, sai. No. No, io non mi lascerò sconfiggere. Né dagli anarchici, né dalle streghe. E mia madre? Niente, niente. E così qui di notte si gioca e di giorno si cucina per gli scioperati. Lavorate sempre, eh? Margot, sì, le marmitte sono pronte. E lasciale... C'è posto per lei, signore. Sento molto la mancanza di mia madre. Già. Manca molto anche a te, vero, Tonico? Va bene, 50%. Come? 50. No, mi sembra che non ci siamo capiti affatto. 60%. 60%? 60%. Bisogna alzare. 80%. 80%. 80%. 80%. Ho capito bene, 80%. 80%, sì. Più o meno siamo quasi vicini. L'80? No, deve essere il 100%, è chiaro o no? Senti un po', non potresti cercare di essere... Vai a parlare con tua madre, che è meglio. Abbassa la testa. Cerca di farle capire che non stiamo scherzando. Possiamo anche parlare con questo. Ecco, vai a parlare con questo, altrimenti noi non cambiamo idea. Molto bene, molto bene, molto bene. Attenzione, 100%. Domani parleremo del resto. Bravo! Stati grandi. Proprio così, comandante. Adesso sei rimasto solo. Completamente solo. Sei rimasto solo con la tua libertà. Sei rimasto solo col tuo cuore. Forse questo è il momento peggiore di tutta l'eternità. La storia cammina sotto i tuoi occhi, capitolo per capitolo. Battaglie vinte, battaglie perse, i morti, i vivi, i morti viventi. La terra che si spartisce, il cibo che si divide, le fortificazioni che si sbriciolano. E tutto questo continua a passare davanti ai tuoi occhi per tanti secoli.
E ora tu sei rimasto solo, Vlad. Completamente solo. Solo come un capitolo in bianco. Solo come una pagina vuota nel libro della storia umana. Solo come una stella caparbia in mezzo a un temporale. Solo. C'è la carne in tutte, Margot. Eh già, ma forse ho dimenticato la verdura. Ora ce l'aggiungo. C'è ancora un po' di verdura? Sì. Allora bisogna aggiungerla in queste. Ho dimenticato di mettercela. Ah, bene. Tieni, solo queste. Mi dispiace, non so dove avevo la testa. Certo. Devono essere venuti a prenderle, ora vado a vedere. Sì, vai a vedere. E qui c'è la carne, vero? Sì, certo. Qui deve essercene dell'altro. Ma dove sono? Ma quelle con la verdura? Vanni, la metto qui. Ah. Che c'è? Ma cosa c'è? Oh. Cosa? Rosita. Da dove vieni, Rosita? Cosa, Rosita? Cosa è successo? Io vengo dall'inferno. Io vengo dall'inferno, Tonico. Tutto a posto, Di? Il braccio mi fa molto male. Davvero stiamo andando a casa di Vlad? Oh, mio Dio. Non staremo andando a casa di mia nonna, vero? No, Mina, ti sto portando a casa del conte, te lo giuro. Ma la strada è sorvegliata, devo fare molta attenzione. E devo andare piano perché voi siete feriti. Scusami. Di niente, Mina, lo capisco, è chiaro. Ci vorrà molto ad arrivare. Le guardie! Ci sono le guardie! Assemblea generale. Ora sì. Per discutere. Ora sì. Adesso smettila con quelle proposte. Ora sì. Smettila di trasmettere messaggi e vai al commissariato. Va a recitare la tua parte. Va e fingi di essere dalla parte di Flores, di Marinotti, della signora Marta. Ma bada, sta attento. Se la signora Marta sospetta qualcosa, non so che cosa succede. Va là, fingi di essere molto, molto scandalizzato. Ma lo sciopero è legale. E io credevo che conoscesse la legge. Ma certo che lo sciopero è legale. Ma l'hai vista la signora Marta quando era lì? Quando lei parlava con noi, faccia a faccia, tutti sostenevano lo sguardo di quella rapina. Se lo sciopero è legale, perché noi stiamo bisbigliando? Ma sì, è vero. Non dobbiamo usare il telegrafo in segreto, né parlare piano. Adesso le carte sono in tavola, faccia a faccia. Ma certo, compagno, certo. Ora vanno, sta attento. Non devi destare sospetti. Hai visto che cosa è successo? Lui non può farsi più vedere, neanche tirare fuori il naso. Ora vai. Aspetta, scusa. Hai ricevuto messaggi importanti. San Vicente non vuole aderire. Che cosa? San Vicente non vuole aderire. Ah, no? Beh, ci penso io. Tu ora va, Ci vediamo. Attento, stai attento. Stai attento. San Vicente, recatevi immediatamente a Santa Marta per un'assemblea generale. Che vi ha preso? Siete contenti di mangiare pane e mortadella tutti i giorni o ve la state facendo sotto? Che fortuna. Ma quale fortuna? Quei due sono passati dalla nostra parte. Ci sono davvero uomini di Brito che sono passati dalla nostra parte? È passato un mucchio di gente dalla nostra parte, Mina. Vlad, hai visto? Hai visto tutto? Sì. Sì, ho visto. E sono molto orgoglioso di mio figlio, di te, di tutti voi.
È molto bello lo spettacolo della vittoria. Ma che cos'è? Perché sei così triste? No, non sono triste. Ma racconta. Raccontami com'è andata. Dimmi com'è andata questa prima grande vittoria a fianco dei nostri compagni. Avresti dovuto vederli, Vlad. Se avessi visto la loro faccia, quella di Luis. Di Luis e di tutti gli altri belli, impettiti, che cercavano di avere la meglio su di noi. All'inizio ci avevano offerto il 40%, ma noi siamo rimasti irremovibili sul 100%. E allora ci hanno offerto il 50%, per due volte il 50%, ma noi no, fermi sul 100%. Abbiamo capito che nessuno poteva toglierci la vittoria. Abbiamo ottenuto il 100%. Com'è bello poter dire vittoria, vittoria. E domani continueranno i negoziati. Riusciranno a ottenere migliori condizioni di lavoro, un numero inferiore di ore, insomma una vita più dignitosa, migliore. Pensare che quella gente pativa la fame e non aveva da mangiare. Santo Dio benedetto, io non ho mai sofferto la fame in vita mia, ma soltanto a immaginarlo io provo un'angoscia al pensiero che c'è gente al mondo che soffre la fame. Che cosa assurda. Niente mi fa stare peggio che immaginare una madre che non sappia cosa dar da mangiare a suo figlio. Se Dio vorrà, se un giorno avrò un figlio, io voglio che lui abbia tutto. Che possa avere una casa pulita, bella. Che possa avere sempre del cibo abbondante. Che possa giocare con tutto. Se un giorno... Là, mi stai ascoltando? Certo. Ti ascolto, sì. Sento questa vittoria come se fosse mia. E in fondo lo è, in fondo è mia, è mia. È mia e di tutti noi. Ma che cos'è? Perché stai così? Berenice, hai già pensato con chi desideri avere i tuoi figli? Berenice, vuoi avere un figlio? Dobbiamo averlo, Berenice. Un amore come il nostro non può rimanere sterile. Noi dobbiamo avere un figlio, Berenice. Io non lo so. Io non lo so. Dove sei andata con Rafael quando avete lasciato la stazione? Dove? Rispondi. Non chiedermi di parlare più di questo, non mi ricordo. Non ricordo più niente. Io so solo che detti e il dottor Frasau mi hanno presa mentre uscivo dal casino. Poi mi hanno dato il cloroformio e dopo mi hanno fatto un'iniezione. Sì, quell'iniezione. Orribile. E non mi ricordo più. Non mi voglio ricordare. Io non voglio ricordare. E dopo l'iniezione mi sono svegliata, legata ad una tavola, con dei fili qui. No, non voglio ricordare, no, io non voglio.
voglio mai più parlare di questo. Sono stata al giacheretto, Nico. Potevo andare in giro in quell'ospedale. È bello, è bello. Pieno di alberi. C'è molto verde. È tutto tanto grande e tanto bello. È un paradiso, Tonico. È come se fosse un paradiso. E dentro quel paradiso un inferno. Un inferno. I dementi camminano e camminano e come zombie. Non hanno un nome. Nessuno sa il loro nome. Loro portano una bisaccia piccola, come una borsetta molto piccola, attaccata qui, ma nessuno là ha un'identità. Gli abiti sono uguali. La faccia è uguale. È la faccia di chi... di chi ha perso tutto. La ragione. La vita. I sentimenti. Tutto. Tutto. Com'è triste. Com'è triste la pazzia, Tonico. E com'è terribile essere rinchiusi là. Se si è sani di mente. Com'è terribile. Oh, no, no, ma... no, 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 non ci voglio pensare mai più. Ma quel medico nostro amico, il dottore Ersilio Cervone o non so come, lui non era là. Dottor Ersilio? Sì, l'amico di Odir. No, io non l'ho mai visto. Io non sono riuscita a trovarlo. Mi ricordo solo di quell'iniezione. Mi ricordo solo di quell'iniezione. Di quella iniezione maledetta. Di quella iniezione maledetta. Basta, basta, no! Non si può parlare più, basta! No! Successo quello che stai pensando. Allora cos'hai, Berenice? Guardami negli occhi. Raffaele non mi ha toccato. Lui non ha toccato il mio corpo. Il mio corpo, Berenice. Il mio. Perché tu mi appartieni. Abbi pietà di me. Abbi pietà dei miei dubbi, della mia sofferenza. Io ti amo, Vlad, e amo Raffaella. È terribile vivere così senza riuscire a capire me stessa, senza sapere quale destino mi aspetterà, quale sarà il futuro del mio corpo, della mia vita. Questo è terribile. È terribile non riuscire a capire... sempre che si possa capire. Va bene, Berenice. Io non ti rinchiuderò qui, né ti avrò con la forza. No. Questo non lo farò mai. Vai in camera tua. Riposa
e pensa. Perché io ho la certezza che tu sei mia. Che tu mi appartieni. Tanto quanto io ti appartengo. Sono tanto sicuro di questo. Quanto sono sicuro che sconfiggeremo la signora Marta. Questo commissario e questa specie di sindaco. Perché siamo una cosa sola, Berenice. E non si può dividere un corpo. Non si può dividere un'anima. Io ho la certezza che tu sei mia. La certezza che tu sei mia. Mia. È mio ogni filo dei tuoi capelli. È mio ogni poro della tua pelle. È mio ogni suono della tua voce. Tu mi appartieni. Ce l'abbiamo fatta. Dire, siamo stati magnifici. Siamo stati davvero in gambe. No, no, gliel'abbiamo detto. 80, no? O il 100 o niente, ragazzi. Come vi ho mandato a dire? Salve, bene, tutto bene. Sì. Ehi, hey, Jonathan, sei felice, eh? Sì, sì. Bravo, tutto bene. Bravo. Certo, sono felice. Chi non lo è? Credevo che invece dell'aumento avremmo avuto delle partite. Non è partito neanche un colpo. È stata la loro, sì, fortuna. Sul serio, Raffaele, la loro fortuna più grossa è stata non aver sparato neanche un colpo. Già, perché se avessero sparato solo un colpo, allora sì che la smettevano di lavorare. Il caffè di quella vecchia rimaneva qui ammucchiato fino a diventare polvere. Siamo riusciti a mantenere il controllo, davvero. Davvero, è facile. Ma di che parli? Beh, certo. Basta, smetti, ragazzi. Se non lavoriamo loro non guadagnano, mi sembra ovvio questo. È ovvio. Ma certo, è ovvio. È giusto, fare. Finalmente adesso l'abbiamo capito, Sì, l'abbiamo capito. Invece queste cose. Ma santo cielo, ma come abbiamo fatto a non pensarci la prossima? Ma ci pensate, era così facile. Ci volevano sfruttare, negandoci il 100%, rifiutandoci l'aumento. Quando mi ha fatto Raffaele, adesso basta lavorare. Ci volevano sfruttare, ci negavano basta lavorare. Si comincia a sciatterare, ci volevano No. Andiamo. Andiamo, forza. Em sua teia de violudo.
tira con os olhos e me penetre em tudo.